La compagnia di formazione, che rappresenta tutti i carabinieri in servizio operanti sul territorio della provincia, è formata da un plotone di carabinieri in grande uniforme speciale e due plotoni, composti da personale distintosi in operazioni di servizio. Fanno ingresso le associazioni d'arma e combattentistiche con i rispettivi labari. Sede dei comandi di compagnia e stazione carabinieri nel territorio provinciale. Compagnia, attenti! Thank you.
compagnia! Via! Compagnia! Riposo! Vengono resi gli onori al tenente colonnello Angelo Megna, comandante provinciale dei carabinieri di Vercelli, che passerà in rassegna allo schieramento. Compagnia! Attenti! Presentate! Onori al comandante provinciale dei carabinieri di Vercelli! Compagnia di formazione pronta per la rassegna! In memoria delle vittime del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna, viene osservato un minuto di raccoglimento. Compagnia, attenti! Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta, all'appuntato scelto Vincenzo Petralino e al carabiniere scelto, ora appuntato, Riccardo Stolari. Compagnia, attenti! Addetti alla stazione di staccata, intervenuti presso uno stabile dove si era sviluppato un incendio, evidenziando un comune senso del dovere, coraggiosa determinazione e generoso slancio, non esitavano a introdursi in appartamento al quarto piano, ormai invaso dal denso fumo, traendo in salvo una coppia di anziani, non in grado di deambulare e trasportando le spalle all'esterno. L'intervento riscuoteva un incondizionato applauso della popolazione e delle autorità locali, contribuendo a elevare ulteriormente il prestigio dell'istituzione. Santiago, 27 gennaio 2010. Consegna il premio Sua Eccellenza il Prefetto di Vercelli, dottor Salvatore Magni. Sostituto ufficiale di pubblica sicurezza Maurizio Bombacci. Compagnia, attenti! Evidenziando spiccate capacità professionali, esemplare come investigativo e incondizionata dedizione coordinata, partecipandovi personalmente, complessa e dedicata attività di indagine nei confronti di articolato sodalizio criminoso composto da cittadini italiani e extracomunitari e dedito al traffico di stupefacenti. L'operazione di servizio si concludeva con l'arresto di 3 persone in flagranza, l'esecuzione di 18 provvedimenti restrittivi e il sequestro di circa 2 kg di sostanza stupefacente ed oltre 10.000 euro in contanti, frutto dell'attività illecita. Provincia di Vercelli e territorio nazionale, luglio 2009, maggio 2011. Consegna il premio Sua Eccellenza il Prefetto di Vercelli, dottor Salvatore Magni. E come semplice, del comandante della Legione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta, al maresciallo capo Vincenzo Romano, al maresciallo capo Nicola Coscia, al brigadiere Davide Contrini,
All'apuntato Scelto, Massimiliano Farina. Al carabiniere Scelto, Massimiliano Lanzetti. Compagnia! Evidenziando spiccate capacità professionali, esemplare acume investigativo e incondizionata dedizione, fornivano determinante contributo a complessa e delicata attività di indagine nei confronti di articolato sodalizio criminoso, composto da cittadini italiani e extracomunitari e dedito al traffico di stupefacenti. L'operazione di servizio si concludeva con l'arresto di 3 persone in flagranza, l'esecuzione di 18 provvedimenti restrittivi e il sequestro di circa 2 kg di sostanza stupefacente ed oltre 5 euro in contanti, tutto dell'attività illecita. Provincia di Vercelli, territorio nazionale, luglio 2009, maggio 2011. Consegna il premio, sindaco della città di Vercelli, avvocato Andrea Rossano. Preziosi paramenti sacri e con il successivo recupero e restituzione del ben diritto di un'ingente quantità di analogo materiale dal valore inestimabile, provento di svariati furti commessi su tutto il territorio nazionale. Provincia di Vercelli, territorio nazionale, 14 aprile 28 ottobre 2011. Consegna il premio, Sua Eccellenza, l'Arcivescovo di Vercelli, Monsignor Enrico Masserone. Al carabiniere scelto Paolo Giuseppe Calella.
compagnia. Con elevata professionalità, perseverante impegno e spiccato acume investigativo, svilupparono prolungata e complessa attività di indagine, conseguente a una brutale rapina connessa ai danni di una gioielleria. L'operazione si concludeva con la identificazione e l'arresto dei responsabili in esecuzione del provvedimento restrittivo spiccato nei loro confronti. Livorno Ferraris, provincia di Vercelli e Biella, 13 gennaio, 15 marzo 2012. Consegno il premio, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, dottor Paolo Tamponi.
Compagnia! Libero dal servizio ai navi vicini, informato dal titolare di un esercizio pubblico di un soggetto che, poco prima, aveva passato da buone base, con elevata iniziativa, spiccata professionalità e non comune senso del dovere, si poneva alla sua ricerca, intercettandolo e seguendolo, fino a quando, grazie alle sue costanti indicazioni, il malfattore veniva bloccato a un posto di blocco appositamente istituito e quindi tratto in arresto. Desana, 7 ottobre 2010. Consegna a breve il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, dottor Michele Mazzaro. Crescentino, decorati alla benemerenza del risorgimento della nazione, al valor militare e al merito civile. Di compagnia e stazione carabiniere del territorio provinciale lasciano lo schieramento. Compagnia! I labari delle associazioni d'arme combattentistiche lasciano lo schieramento. Compagnia! Presentato!
Onori al comandante provinciale dei carabinieri di Vercelli. I carabinieri della provincia di Vercelli si stringono in un ideale abbraccio di solidarietà alle popolazioni emiliane gravemente colpite dal terremoto e nello spirito di riaffermare le espressioni di indispensabile fermezza e fiducia con cui affrontare i problemi dell'oggi e del domani, invitano tutti gli intervenuti a condividere un programma e momento di ristoro.